Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Advance Wars, sì, esatto, di Pokémon Rosso Fuoco. Qui potete vedere che, vabbè, ho fatto una fase di allenamento e in quella fase di allenamento poi sono anche tornato un po' indietro per vedere se mi ero dimenticato qualcosa. Non mi ero dimenticato nulla, quindi ho fatto un po' di allenamento Pokémon e ora appena finisce il replay... Parla con tutti, veramente. Appena finisce il replay, vi faccio vedere anche un po' di modifiche della squadra. Perché sì, abbiamo avuto delle modifiche, anche un'evoluzione, ragazzi. E sì, ho leggermente iniziato il Monte Luna, ma niente di particolare. Ho affrontato due branch laterali. Siamo ricominciati da qui. Ho affrontato due branch laterali in cui abbiamo trovato una pietra lunare o un pezzo stella, qualcosa del genere. Sto dicendo, Pokémon, ecco la nostra squadra. Ma anch'io alla fine ce l'ho fatta a prenderlo, mi ero sbagliato. Pensavo, non so perché, fosse Lotta Erba, invece no, è solo Letta. Letta, che cacchio? Enrico Letta, Enrico Cotoletta, vabbè. Tipo Lotta. Beh, insomma, l'avevo un po' inallenato, poi abbiamo Pikachu. Ah, ma anche al posto di Beedrill, l'avevo detto già che Beedrill sarebbe andato fuori di squadra veloce. Pikachu, PG, Butterfree, Charmeleon, ragazzi. Abbiamo Charmeleon ora. Si è evoluto mentre allenavo, ovviamente. Butterfree e Rattata, che anche ora bisogna vedere il prossimo Pokémon che si trova interessante per la squadra. Detto questo, iniziamo subito a pigliare a musate la roccia, no, a entrare nella Monte Luna. E affrontare con la valanga di Zubat che sta per arrivarci addosso. Fuori o no? Ah, livello 10. Ecco, la cosa buona è che perlomeno qui ci sono Pokémon un pochino più forti rispetto al resto della... Cioè, sono i Pokémon... è l'ultima zona che abbiamo affrontato, quindi ci sono molti più Pokémon rispetto a... Non più Pokémon, Pokémon più forti rispetto a dove si era finora. Insomma, finora il punto di allenamento era stato Bosco Smeraldo con i Pokémon al 5, ora siamo in un posto con Pokémon al 14 che è un pochino meglio, poi vabbè, Pokémon volanti quindi Pikachu easy. Attacco rapido, finiscilo così. Ciao, vabbè, pure crit. Eh sì, voglio vedere se in questa puntata riesco a finire il Monte Luna. Teniamo conto anche che io sto un pochino andando avanti con la registrazione degli episodi perché oggi è il 14 novembre per me che sto registrando, anche se voi lo starete vedendo, grande Pikachu con statico, voi lo starete vedendo se non sbaglio il 6 dicembre, quindi il prossimo video, quello di Advance Wars, sarà quello dell'8 dicembre. Quindi per l'Immacolata, vabbè. Quindi al momento voi starete vedendomi sclerare, anzi, avete già visto sclerare contro Stolos e la sua base. E domani, e domani saremo tutti quanti, mi auguro, in premiere a vedere come l'ho affrontato il livello. E boh, non so nemmeno perché stavo dicendo questo, perché nel frattempo stavo pensando un pochino, beh. Ecco, una cosa che mi piacerebbe tanto vedere di... No, andiamo, è rimasto un HP, non ci credo. Una cosa che mi piacerebbe vedere di Advance Wars sarebbe o una serie... ecco, un anime su Advance Wars, non, cioè, lo stile già c'è, potrebbe non essere male. Non so perché lo sto dicendo ora, quantomeno di Days of Ruin mi piacerebbe vedere un anime. Dai, siamo quasi arrivati alla scaletta, andiamo. Un altro Zubat che vuole morire. Strage di Zubat.
Vai, Pika. Pika P. Se eventualmente vado un pochino più lungo di previsto, taglia a metà questa fase il Montelune e inizio subito a registrare puntate del 10 a questo punto. Oh, ok, vabbè. Qui se non sbaglio c'era qualcosa che ho preso, sì. Ecco, questa zona qui subito a destra l'ho già affrontata e ci si arrivava da uno dei due ingressi, quelli secondari. Quindi al momento, vabbè, continuiamo a affrontare la strada per Celestopoli e ad affrontare la palestra di tipo acqua, misti. E vabbè, l'unica cosa che mi manca è un tipo erba, perché davvero cioè abbiamo Pikachu che probabilmente farà brutto per nella palestra. A suon di Kono Shot dovrebbe vaporizzare tutti i Pokémon che ci tira contro. Ok, via, perfetto. Non è male, quindi direi di impararla al posto di Ruggito. Ecco, una cosa che rimpiango è a Butterfree non avrei dovuto togliergli Veleno Polvere al posto paralizzante. E qui siamo inizio alla prima sfida contro il Team Rocket, che vedrete, in realtà la terza battaglia contro un membro che faccio. I mocciosi devono lasciare in pace gli adulti. E allora perché mi servono a rompere le scatole? Io voglio solo passare per Celestopoli. E questa è l'unica strada che posso fare. Ok, Manchi è un tipo normale, quindi dovresti solo distruggere con la mossa lotta, vero? Yes! Senshiu, un tipo serra o roccia? Boh, continuiamo con Manchi. Colpo karate, controlliamo se è un tipo roccia. Non è un tipo, ok, è un tipo terra. Vediamo difesa, perché potrebbe essere. Ok, abbiamo trovato. Ah, a parte che ha fatto critico. Beh, direi che finiamolo pure così. E anche Senshi ci saluta. E questi sono tanti punti esperienza per Manchi, considerando che ha battuto un Pokémon di un livello solo inferiore. Sono completamente KO. Già. Vedi, sarebbe strano se tipo tu. Ok, grazie per l'informazione. Sarebbe strano se tipo tu. Ecco, ti piglio a pugno. Ok, me ne vado prima che tiri fuori la parte malvagia del. E mi inizi a colpire con quello che c'ha. Complimenti, Paras. Anche. No, via. C'è un tipo veleno, quindi credo che una mossa psico potrebbe vaporizzarti. Oh, qui ci è andata benissimo. Vai, confusione. Ciao, Paras. Ciao, 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 ciao. No! Yummy. Ah, mi ha rallentato un sacco. Spero che riesci a buttarla. Oh, è a terra, è a terra. Spara Paras, di nuovo. Manchi. Quanto pesi che? Sotto basso? Non. Ok, non è molto efficace. Fuga, 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 fuga. Pikachu. Oddio, ora non so. Oddio, dovrebbe essere un tipo coleottero? Quindi volendo potrei usare Pidgey per vaporizzarlo. Sì. Presto, mandate dentro Pidgey. Mm.
Digi con raffica che avevo imparato. Non mi ricordo se ora o nello scorso episodio. Ancora prima. Boh, vabbè. Ah, ecco la mossa giusta. Manchi il livello. Pikachu che è difficile, fanno un pochino. Vabbè, perfetto. Continuando in questa direzione. Ok, è già finita la zona? Non mi sembrava, vabbè. Ciao dude. Uè dude. Ok, colpo basso, dovrebbe essere tipo devastante contro una roccia. Ok, roccia scudo, perfetto, sei morto. Ma sei morto male proprio. Boom. Ciao. Non so se ha preso un Geodude in realtà. Boh, vabbè. Non credo di utilizzarlo. Vai, ciao. Il Team Rocket troverà i fossili, li realizzerà e li rivenderà a caro prezzo. Beh, a questo punto perché non li portate pure alla clinica Pokémon? Anzi, alla pensione Pokémon dove farli riprodurre. Cioè, profit devastante in quel caso. Colpo karate, no, attacco rapido, no, vai Monkey, ce la puoi fare, grande Monkey. Zubat, voglio cambiare Pokémon, certo che sì, Pikachu. Vai Zubat, Tono Shock. Super, no, super suono. Oh, non ho usato super suono, meno male. Se lo usavo ero fregato, malissimo. Non sei furioso, io. Salve furioso, io sono Nebula. Oh no, mi blacklisti. Ah, eccoli lì, li vedete in alto? Quelli sono i fossili. E dobbiamo affrontare questo scienziato. Ehi, giù le zampe. Questi due fossili li ho trovati io, sono miei. Ok, non è male, ma io li vorrei solo per spostarne almeno uno e poter passare. Visto che quei due fossili lì, che nessuno ci ha mai fatto caso, nonostante siamo sulla strada che porta a Celestopoli. Quindi quelli sono un po' in incalcio alla pubblica circolazione. Mi chiedo perché non siano stati tolti prima e perché non siano nel museo anche questi. Vabbè. Miguel, cervellone. Grimer, ok. Anche. Vabbè, a questo punto faccio così. Me lo faccio colpire, lo faccio mandare KO e poi vedo se riesco a fare qualcosa con l'avvelena. E me lo tira giù. Infatti. Ok, a quel punto tanto era morto, quindi morto per morto, ora che andiamo a battersi, portiamo l'artiglieria pesante. Confusione, speriamo che. Ok, potrebbe non essere stata la mossa più stupida, dipende un pochino. Ecco, infatti paralizzato. Botta. Ok, confusione a segno e questi saranno tanti danni. Terza lotta damage. Ricomponimelo. Grande batterti. Me lo butti a terra così. Perfetto, super efficace. Top. Grimer esausto. Batterti, diceva punto esperienza. Voltorb. No, via, proviamo a fare qualcosa anche con Voltorb. Ciao Pokéball incacchiato. Proviamo ad addormentarlo. Sotto carina, spero che vada a segno anche il mio. Ok, inizia a caricarsi. Dai, no! Riprovaci. Ecco, Stridio me lo confonde, vero? No. Abbassa di peso. Ok, lo abbiamo addormentato, signori. Ora, confusione. Spammiamo confusione.
Ok, perfetto. Grande Butterfree che quasi quasi riesce a livellare. Toffing, voglio cambiare Pokémon? Certo che no, perché abbiamo un tipo psico. Psichico della mossa. Dai Butterfree, e vai, non è paralizzato, e qui potrebbe essere one shot. GG Butterfree, il nostro burro preferito, burro gratis. Livello 17, diventa il Pokémon più forte in squadra, almeno dal punto di vista di livello. Bene, ce li divideremo. No, guarda, a me interessava solo toglierne uno. Ok, una testa, non bisogna essere avidi, sì, hai ragione. Guardiamo. Elix fossile, dovrebbe essere così Kabuto, poi questo qui Omnastar. Proviamo Kabuto. Ok, questo esatto. Certo. No, scusate, non volevo aprire questo, volevo aprire questo. Zaino, strumentasi, domo fossile. Ok, vabbè, volevo vedere se c'era un modo di trovarlo, invece no. Continuiamo ad avanzare, anche se continuano la strage di Zubat. Vabbè, perlomeno ora c'è Pikachu diretto come main, quindi buono Shock a Go. Super efficace. Sanguisuga recupererà tipo 2 HP. Non so perché ho abusato sono shock, potevo tranquillamente usare attacco rapido e risparmiare HP, non me ne frega nulla tanto Pikachu. Non so se riesce a uscire di qui vivo. Anzi, non addormentato, perché ricordiamoci che... Antidoto, ora me lo dai. Tanto non li uso, quindi... Tiriamo la risalita e siamo fuori, ragazzi. Direzione Celestopoli. Quindi qui utilizzano pugno e qui li voglio insegnando mosse particolari, quei due. Ah, che bello poter muoversi quanto uno gli pare senza dover essere assaltati costantemente da Pokémon. Boato, non mi ricordo cosa fa. Che Pokémon ci sono? Visto che siamo arrivati con una decina di minuti di anticipo rispetto. Andiamo. Ah, vabbè. Soliti Pokémon scarsi, però a livello 10, perfetto. Vediamo se forse riusciamo a fare un altro giro. Vai, ora abbiamo la priorità. Perfetto, grande Pikachu. Grande Pikachu che riuscirà a fare il gioco alla giocatona. Ecco dall'erba. E signori, siamo tornati a cioè siamo a Celestopoli. Il posto dove vendono le biciclette. Ragazzi, non scordiamoci che qui le biciclette le puoi comprare solo se sei Bill Gates. Perché sì, ragazzi, qui una bicicletta viene 1 milione di dollari. 1 milione. Mi sembra un po' uno scam, ma va bene. Sarebbe interessante vedere cosa succede se uno ci arriva con 1 milione. Vabbè, se te la vendono effettivamente. Ok, è inutile avere una bici che non usi. Ecco, RIP Slowbro. Sì, buongiorno. Okay, qui nel market abbiamo qualche Pokéball nuovo, controllo tattico. Intanto voglio vendere non il domo fossile, il pezzo stella. Sì. Oh! Voglio comprare, vediamo un pochino Pokéball. Ok. Pokéball, andiamo a giro con 20 Pokéball, via.
Ma c'è qualcosa da dirmi, da darmi? Ok, sì, certo. Sì, tanto non userò niente di questo. Sono uno psicopatico. Ah, ragazzi. Questa è la palestra di dei tipi acqua. E se lì c'è Misty, che affronteremo nel prossimo episodio. Detto questo, continuiamo. Centro Pokémon, quindi cura. Sì, certo, ok. E direi anche di chiudere qui l'episodio a questo punto. Grazie per l'attesa, la squadra Pokémon è in perfetta forma. Quel Bill... Ah, giusto, è vero. Perché nella prossima puntata probabilmente... Perché non ho amici. Non lo faccio perché non ho amici e... Perché questo non è il gioco originale. Non c'è la possibilità di Link né... Vabbè, ci siamo capiti. Ok, sì, Bill, ricordiamoci. Vabbè, lo scopriremo nel prossimo episodio, tanto. No, volevo... no, non ho preso Geodude, vabbè, RIP. Quindi... Beh, direi di salvare qui l'episodio più o meno nello stesso modo in cui ci siamo incontrati oggi. E ciao a tutti e alla prossima puntata.